Salve gente, benvenuti in un nuovo video, serie dei guerrieri e vincitori, e siamo qui ovviamente, indovinate un po', per proseguire. L'ultima volta ci siamo lasciati esattamente in questo punto, e stavamo attendendo insieme al vincitore guerriero l'arrivo di qualcuno, ovvero il proprietario, penso, di questo castello, di questa casa gigante, perché è altissima e non abbiamo ancora visto cosa c'è sopra, ecco. Però a quanto pare questa entità, questo tizio, ci sta mettendo un po' troppo ad arrivare, ecco. E non so, non è un buon segno di certo questo. Stiamo aspettando da molto ormai. Ora è notte, non abbiamo tutto questo tempo. Eh sì, effettivamente, come ho detto, stiamo tenendo veramente da tanto tempo. Ed è anche notte, effettivamente sì, sembra tutto essere più scuro ora, effettivamente. E sta anche nevicando. Ok, piove, quindi nevica dove nevica e piove dove piove. E in più è anche notte. Sì, effettivamente non è affatto il massimo questa cosa, eh. Comunque non si riesce a vedere la cima di questo, di questa torre, chiamiamola così, perché non sappiamo esattamente cosa sia. E in più sta anche nevicando ora, insomma, non molto bene, qui non è proprio un luogo molto carino questo, ma va bene. Però qui che si fa? Dobbiamo semplicemente attendere ancora? Non è che dobbiamo fare qualcosa per poter proseguire, perché mi sembra un po' strano. Ah no, però aspettate, c'è qualcuno là. C'è qualcuno. Penso sia il tizio che c'era qui. Ok, sta arrivando lui. Ok, ok, perfetto. L'ha visto anche il vincitore, sì. Da quella parte sta arrivando. Ok, dai. Attendiamo, ok. Falso allarme, sta tornando. Sperando che sia effettivamente lui, che non sia qualcun altro. Là in lontananza nella nebbia non si vede niente. Però comunque qualcuno sta arrivando. Qualcosa sta accadendo, per fortuna. Sì, intanto vi ricordo ovviamente il like per questa serie. Se vi siete persi qualcosa, guardate i precedenti episodi. Perché dobbiamo ostamente proseguire qui. E vediamo, ecco, se riusciamo a fare qualcosa di utile. Ok, è appena entrato. Vediamo che succede ora. Perché stavamo attendendo proprio questo, eh? Quindi vediamo. Ti stavamo aspettando. Sì, già da un po', eh? E più il tempo passa, peggio è, dato che dovremmo andare nella terra nemica, vi ricordate? Credo proprio di sì. Non mi aspettavo di vederti e soprattutto non mi aspettavo di ricevere di nuovo una visita. C'eravamo stati noi qui qualche giorno fa e adesso siamo ritornati perché sono successe un po' di cosette. Quindi non si aspettava una cosa del genere, eh? Potrebbe essere un eremita questo. Probabilmente. Abbiamo perso il portale durante uno scontro molto tempo fa. Abbiamo scoperto di recente la stanza con il portale. Ci sono un po' di cose che non sai. Ah, sta parlando di cose che noi non sappiamo, cose del passato. Quindi c'era già un portale per questa terra, ma è stato distrutto durante una battaglia. E poi ecco, quel portale, nessuno lo conosceva, quello che abbiamo utilizzato anche l'ultima volta per entrare. Va bene, potete prendere una stanza al piano di sopra, se vi serve. Ok, perfetto, avremo anche un luogo sicuro, perché di certo là, nella terra quella del sacrificio, non possiamo tornare, ci sono quei spiriti e comunque il portale l'abbiamo anche rotto, quindi non possiamo di certo tornare indietro, e per fortuna direi. Quindi qui dobbiamo rimanere in queste zone, ci serve un luogo sicuro effettivamente, anche da sfruttare quel magazzino. Esiste ancora il portale che abbiamo trovato per la terra nemica? Se dovesse esserci ancora potremmo raggiungere gli altri guerrieri, perché i guerrieri, vi ricordate dove sono? Dovrebbero essere arrivati ora, o anche ieri, non lo so, nella terra nemica, alla base nella terra nemica, dove siamo stati anche noi. Sì, segui il sentiero qui dietro. Buona notizia. Molto buona notizia. Non ci fosse stato il portale, eravamo un pochino fregati, eh? Ma va bene, meglio così, eh? Molto meglio così. Controlla un paio di cose, incontriamoci al portale a breve. Direi che va benissimo. Quindi sì, dovremo semplicemente seguire un sentiero qui dietro. Dietro a questa struttura, questa torre. Sì, sentieri qua non ne avevo nemmeno visti, però a quanto pare ce n'è uno nascosto da qualche parte, eh. Però comunque sì, se non erro possiamo andare di sopra e prenderci una stanza, ad usare quel magazzino. Chissà chi è comunque questo tizio, perché guardate, sta usando un'incudine ora. Se fosse un fabbro potremmo chiedergli qualcosa riguardo questo martello e non solo, eh. Però non sappiamo esattamente chi sia, non vorrei che in realtà fosse
qualcuno, ecco, da, non dico evitare, però magari, ecco, che è meglio non fare troppo affidamento, non saprei come dirlo. Comunque, sì, di qua si sale ancora, ma penso che le stanze, sì, mi sa che le stanze sono queste qui che possiamo scegliere, credo, eh. Vediamo. Eh sì, infatti questa è una stanzetta per dormire. C'è anche un magazzino. Penso anche questa, comunque. Sì, esattamente, chest, fornace e letti qui. Sinceramente una vale l'altra. Prendiamo questa qui che siamo entrati prima. E diciamo che questa è la nostra casettina qui, ecco, per stare tranquilli. Va bene, va bene. Eh sì, chissà quanti piani ha questa torre. Ne dovrebbe avere parecchi. Le ceste sono vuote, sì, ok. Quindi questa stanza è libera. Anche se sinceramente al momento non saprei che fare. Qui abbiamo un po' di materiale, ma non credo che lascerei molte cose qui, sinceramente, eh. Potremmo lasciare semplicemente qualche piccola risorsa nel caso si mettesse male. Anche questa, comunque, questa alabarda non la stiamo più utilizzando, nemmeno lo scudo. Non so se sia il caso di lasciarle qua, sinceramente. Meglio se evitiamo, anche perché stiamo già per cambiare dimensione. Però potremmo considerare questa come dimensione più sicura. Vabbè, dai, seguiamo il sentiero anche perché dobbiamo comunque, ecco, incontrarci là. Ok, sentiero qui dietro, quindi sì, andiamo precisamente dietro alla torre e in teoria, ok, ci sono delle torce e sì, sembrerebbe essere un percorso effettivamente. Nevica parecchio, si vede ancora con più fatica così. Oltre alla nebbia, ora anche nevica, non è il massimo, ma va bene. Ok, sembrerebbe essere una grotta qui. Ok, delle scale. Siamo dentro una montagna praticamente. Credo proprio di sì. Ok, dai, saliamo di qua. E ok, siamo arrivati in cima. Sì, siamo in una montagna effettivamente. Anche molto in alto. Non so quanto, ma sì, direi che siamo molto in alto, eh. Ok. Vediamo di qua che si fa. A quanto pare si sale ancora. Il problema è che se non si vede un cavolo con questa nevicata, eh. Da qua già un pochino meglio, però ok. La torre non so dove sia. C'è troppa nebbia, non si riesce a capire niente. Ma va bene, dai, proseguiamo di qua. Sale ancora. E noi siamo arrivati da sotto. Da qualche parte là sotto. Ah, c'è anche il vincitore qui. Mi sa che si stava aspettando. Questo potrebbe essere il portale, quindi. Beh, oddio, è vero. Potrebbe essere questo. Potrebbe chiaramente essere questo. Se vi ricordate, per accedere a quella terra bisognava tipo cadere in una fessura con un varco. Questo potrebbe essere il varco. Ok, anche tu sei qui. Esattamente, sì, ci siamo anche noi. Apriamo il portale e andiamo, dai. Entreremo nella terra nemica. Va bene. Raggiungeremo quindi gli altri guerrieri. Speriamo, ecco, che sia tutto ok là dentro. In teoria, comunque, il piano dovrebbe aver funzionato, abbiamo sigillato quella dimensione, quindi non dovrebbero esserci troppi pericoli. Sicuramente qualche spirito ci sarà, però dai, speriamo che vada tutto bene. Penso che abbia attivato qualcosa in quella colonna. Ok, vediamo se si apre allora. Direi di sì. Colonna molto strana questa. Ok, mi sa che dobbiamo entrare comunque, eh. Andiamo. Entriamo anche noi allora. Ok, andiamo. Ok. Ci siamo. Dove cavolo siamo però? Da qualche parte siamo, ma non so dove. Usciamo da qui, vediamo dove siamo finiti, anche perché il vincitore non lo vedo qua, eh. Queste sono delle botole. Sì. E oh mio Dio! Oh mio Dio! Avete riconosciuto il posto? A parte che c'è super buio! E non c'è mai stato così buio in questa dimensione, da quel che ricordo. Ah, guarda che c'è anche qui. Già, questa è una cosa strana, eh? Ok. Bene, ora le cose potrebbero essere complicate. Sì, perché non sappiamo nulla di quello che è successo qui. Se è successo qualcosa, se gli altri guerrieri stanno bene, non sappiamo nulla di nulla. Però interessante, ci siamo ritrovati qui. Ok, richiudiamo qui. Questo luogo deve rimanere nascosto. Dovremmo farci una pala, forse.
Così potremmo nascondere questa cosa, eh? Effettivamente. Facciamo così, va? Meglio non far scoprire quel passaggio a nessuno. Wow. Sì, tra l'altro questa zona sembra essere più scura, non me la ricordo così. Ma era notte, boh, non lo so. Dobbiamo raggiungere la base. Certo. Sì, dobbiamo raggiungere ovviamente la base ora, vedere se altri guerrieri stanno bene. Questo è l'obiettivo attuale da portare a termine. Quindi sì, dobbiamo procedere in quella direzione. Ne? Poi... C'è un problema. C'è un problema. Avete sentito? Questo non è normale. Abbiamo visite. Esatto. Credo che sia un drago comunque. Non è uno spirito questo. Avete riconosciuto il suono? In teoria dovrebbe essere un drago. Era da un po' che non incontravamo nemmeno uno, però effettivamente abbiamo addirittura anche un uovo di drago. E poi i draghi erano in questa terra. Poi! Ok, è qui. Effettivamente è qui. E si sta anche avvicinando. Facciamo attenzione, eh. Non dovrebbe essere cattivo, almeno. Almeno non dovrebbe. Forse vuole dirsi qualcosa? Sembra volere qualcosa. Oddio, l'uovo, forse. L'uovo di drago? Non mi ricordo se abbiamo detto al vincitore che abbiamo trovato l'uovo. Il martello mi sembra di no, perché comunque non abbiamo mai avuto l'occasione. Penso sia il caso di darglielo, non credi? Sì, forse è il caso di darglielo. Proviamo. Ok, mettiamolo tipo qui. E vediamo se lo prende. Che lo siamo a un centimetro di distanza. Vediamo se lo prende. Ecco, forse. Sì, l'ha preso, l'ha preso. Ok, allontaniamoci. Allontaniamoci, eh. Sì, a quanto pare voleva l'uovo. Forse è suo? Forse? Oddio, ma... Abbiamo raccolto una bussola? Mi sa di sì? Ci ha dato una bussola? Andiamo alla base. Ok, andiamo alla base. Abbiamo ancora un po' di cose da risolvere, perché adesso abbiamo consegnato l'uovo al drago. Era la cosa giusta da fare? Forse sì. Quel drago ci aveva già aiutati, ci aveva dato addirittura quest'arma, se vi ricordate. Quindi penso che sia stata la cosa giusta. Dobbiamo però avere un momento di tranquillità e chiedere del martello e chiedere un po' di spiegazioni al vincitore, perché sicuramente sa qualcosa in più di noi. Però prima andiamo alla base, forse lì finalmente avremo un momento di tranquillità nel quale, ecco, potremo fare queste cose che stiamo rimandando già da un pochino. Questa dimensione comunque rimane molto strana, non me la ricordavo così oscura. E la notte comunque non era mai stata così buia. E anche quando pioveva o c'era la nevicata, a parte che adesso non sta neanche nevicando, credo. Non lo so, c'è qualcosa di molto strano qui, eh. Ma va bene. Era da un po' che non venivamo qui comunque. Dovremmo essere quasi arrivati. La base dovrebbe essere qui da qualche parte. Ok, si vede il vincitore, quindi sì, siamo effettivamente alla base, eccola qua infatti. Ancora distrutta, quindi sono successe di cose. Veramente tante, anche abbastanza recentemente alla fine, poco prima di andarcene. Però l'importante è che sotto sia intatta, ovviamente. Perché forse i guerrieri sono entrati qui in modo furtivo, senza lasciare tracce, ovviamente. Vediamo che si dice il vincitore. Non c'è nessuno qui. Come non c'è nessuno? Non c'è nessuno qui? E dove sono allora? Dove sono allora? Se non c'è nessuno qua. Controlliamo la base, poi tra un giorno partiremo. Devono aver incontrato qualche problema durante il viaggio. Ok, dovremo fare la strada al contrario, ovvero di là. Oddio, vi ricordate i vari tunnel? Dovremo fare la strada al contrario per vedere se è tutto ok. Mai. Qualcosa, ecco, che vada per il verso giusto, mai. Ok, incontriamoci al magazzino. Entriamo nella base, diamo un'occhiata alla base, però
Sì, poi dobbiamo incontrarci qui nel magazzino. Ovvero questo che è anche intatto. Ma immagino che sia tutto intatto qua sotto, quindi anche la nostra vecchia stanzetta dovrebbe essere intatta. Sì, guardate, anche le porte sono intatte. Tutto è intatto. E questa sia la nostra stanza. Ok. Direi che possiamo concludere qua questo video molto, diciamo, esplorativo, molto... Sembra una sorta di viaggio praticamente questo video, ma va bene. Prossimo episodio, attenzione perché mi sa che dovremmo fare un po' di cose pericolose. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che domani ci sarà un altro, stasera live, solite cose che sapete già. Alla prossima quindi, eh.